Un protocollo d'intesa fra il Comune di Napoli e l'Associazione Rete per la Legalità Campania è stato firmato stamattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza di Anna Ferrara, referente del sindaco per il contrasto al racket, e Luigi Cuomo della Rete per la Legalità. Non sono soltanto reati contro le persone, contro i patrimoni, ma sono reati contro l'economia della città, complessivamente cittadini. Quindi che l'amministrazione comunale sia lì in aula accanto all'imprenditore, a testimoniare la vicinanza alla vittima, ma anche l'interesse più generale della città nel difendere la legalità e nel contrastare l'illegalità. Fra le previsioni dell'intesa troviamo dunque una più diretta partecipazione dell'amministrazione comunale nei processi che si svolgono e rapporti di collaborazione più stretti fra gli uffici legali del Comune e della Rete per la Legalità, per dare un segnale di vicinanza e di tutela giuridica a coloro che scelgono di opporsi alle logiche del racket. Per il rafforzamento della tutela giuridica dell'ufficio legale, quindi si aggiunge già al lavoro che noi facciamo con le costruzioni di parte civile nei processi di criminalità organizzata, contro la criminalità comune, femminicidio ed altro. Si allarga la rete della solidarietà e con l'anno nuovo partiranno anche gli sportelli nelle varie municipalità che saranno punti di ascolto e di tutela a 360 gradi delle persone per bene nella nostra città, le persone coraggiose, quelle che denunciano, che investono, che vogliono fare attività economiche e che devono essere tutelate nel momento del bisogno.